Ciao a tutti da Vittorio. Dobbiamo parlare di Bianchessi perché Messaggero oggi ha pubblicato l'articolo secondo cui il responsabile del settore giovanile sarebbe talmente arrabbiato con Claudio Lotito che, nonostante abbia ancora 2 anni di contratto con la Lazio, si starebbe per dimettere immediatamente. E fra i vari motivi c'è anche quello che non è contento che Lotito non gli ha dato la Lazio Primavera e quindi Bianchessi si starebbe per dimettere. La notizia ha del comico perché il tempismo è assolutamente perfetto. Infatti, il Messaggero si conferma un giornale poco attendibile, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente Lazio. Cosa è successo? Bianchessi ieri era ospite del canale YouTube Cuore di Lazio, dove ha parlato del suo rapporto con Lotito, dicendo che il rapporto è fantastico, che il settore giovanile della Lazio è cresciuto tantissimo, le strutture sono fantastiche, insomma. Tutti aspetti molto positivi, dicendo che lui non ha la minima intenzione di andarsene, c'ha altri 2 anni di contratto, poi dopo questi 2 anni si vedrà. Insomma, il Messaggero si è inventata una cavolata clamorosa per creare ancora più confusione nell'ambiente Lazio. Il problema è che anche Radio 6 ha ripreso questa notizia. Qui non parliamo di Gazzetta dello Sport o di stampa, che ne so, milanese, eccetera, parliamo di stampa romana che campa con Lazio e Roma e quindi dovrebbe cercare di, non dico aiutare, ma parlare bene ed essere più veritiera delle faccende che riguardano Lazio e Roma. E invece il Messaggero da sempre attacca la Lazio con notizie false. Questa di Bianchessi è evidentemente falsa, l'ha smentita anche lui, ma basta andare indietro di un paio di settimane quando Abate, sempre lui, disse che Milinković-Savić aveva già firmato per la Juventus. Il Messaggero che campa di Lazio, che pubblica in continuazione notizie false per destabilizzare l'ambiente Lazio, è un problema grave. Ed è grave anche che Radio 6, una radio che fa solo Lazio, riprenda questa notizia senza verificarla, senza verificare che ci sia qualcosa di concreto. Si destabilizza un ambiente già in grande difficoltà perché Lotito, ve l'ho detto tutta la settimana, non è sicuramente un santo, ma almeno quando non ha torto, noi lo diamo come la situazione di Bianchessi. Piccola pausa per dirvi di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto il video, ovviamente. Grazie. Oggi il Messaggero se ne esce con questa notizia per destabilizzare l'ambiente della Lazio. Ieri Radio Radio se ne è uscita con una notizia assolutamente incredibile, ovvero Dybala alla Roma. Radio Radio avrebbe detto che la Roma sta spingendo per far firmare Dybala. I tifosi della Roma da ieri sono impazziti di gioia. La notizia, non ci vuole un genio per capirlo, non ha nulla di fondato. La Roma non si può permettere Dybala. Dybala non ha mai pensato minimamente di andare alla Roma. Ma soprattutto, Dybala lascia la Juve per andare a una squadra che non va in Champions, che non ha ambizioni di scudetto. Una notizia falsissima. Però vedete qua come cambiano le cose. La notizia falsa per la Lazio è per danneggiare la Lazio. La notizia falsa per la Roma è per incoraggiare i tifosi. Poi anche così si creano problemi, no? I tifosi della Lazio non vanno allo stadio, i tifosi della Roma riempiono lo stadio Olimpico. E certo, se io per 2 anni pompo i tifosi della Roma con notizie fantastiche, inesistenti, dall'altra parte stronco i tifosi della Lazio con notizie false, negative, e ovviamente influisco in modo pesante nell'ambiente. Messaggero, diciamo che oggi ha venduto 200.000 copie. Bene, di quei 200.000, diciamo che 80.000 sono laziali. 80.000 laziali oggi hanno letto la notizia di Bianchessi e sono ancora più incavolati con Lotito. Non sapranno mai, perché questo video lo vedranno in 2000, che è una notizia assolutamente priva di fondamento. E così si avvelena il pozzo, si avvelena il tifo della Lazio. Questo è un grave problema. Per carità, la Lazio è piena di problemi, l'abbiamo detto, però questo sicuramente non aiuta. Ed è un problema grave, perché se la stampa di Roma, che campa con la Lazio, perché il Messaggero vende anche grazie ai tifosi della Lazio, ecco, un giornale così, che campa grazie ai tifosi della Lazio, che spara cavolate per creare un ambiente negativo alla Lazio, è un problema grave, è una cosa grave, ed è colpa della Lazio. Perché se la comunicazione della Lazio chiamasse oggi il Messaggero e dicesse: "Ehi ragazzi, ma che cavolo avete scritto? Che dobbiamo fare? Vi dobbiamo denunciare o fate subito una rettifica?" Le cose cambierebbero perché lo fai una volta, lo fai due volte, lo fai la terza, alla quarta smetti. Perché la Lazio giustamente inizia ad andare giù pesante. Se alla quarta volta ti inventi una cavolata e oggi mi vendi Milinković-Savić, domani Bianchessi se ne va, 3 giorni dopo mi dici che Stracoscia ha picchiato Sarri, il quinto mi dici che Ciro Immobile ha firmato per il Torino, e alla sesta io, comunicazione Lazio, mancavolo. E invece la comunicazione Lazio dorme sonni profondi. E questo è il problema. E questo è un altro problema. Quindi vedete che ci sono tanti problemi in ambiente Lazio. Già all'interno della società non servono questi altri problemi creati dalla stampa romana che dovrebbe sostenere invece la Lazio.